cos'è, 38 luglio? È 39. 39 luglio. È fa un freddo cane. 29 aprile. Abbigliamento da luglio. Abbigliamento da luglio. Sa, dai, Adriano, spiega tu che cosa facciamo oggi, dai. Cosa facciamo? Andiamo al mare. Andiamo al mare. Vai, guarda, oggi dobbiamo fare, tentiamo di sopra. Fare là sopra l'anello di Foresto, che non l'ho mai fatto. E che io nemmeno. Nemmeno, siamo curiosi, abbiamo diverse guide qui che ci tenteranno di portarci, almeno no, si spera. No. E poi vediamo dove ci porta la strada. Sì, dai, vediamo, dai. Cominciamo. Dai. Posso fare una... Arriviamo i piedi e faccia melodica. Volevo, scusa, il ristorante? È chiuso. No, ciao. Perché qui proprio lì sotto, lì, c'era la sagra del rosticino. È stata una cosa straordinaria quando siamo venuti qua a fare l'orrido. Perché prima abbiamo fatto l'orrido, dopo abbiamo fatto a magnata. È stato un massacro. È stato un massacro, voilà. Ciao Nemi. Con il rocciamelone là in fondo. Io ci sono stato su quella punta là, ragazzi. Scherzò ma niente. Andato e tornato in giornata. Sono stato una settimana che avevo dei dubbi sulla mia identità. Qui c'è la partenza dell'orrido di Foresto, fatto un po' di anni fa. Questo cartello è state attenti alle corna. No. A caduta esagoni. Caduta esagoni. Che spettacolo. Siamo all'imboccatura. Il cucchiaio. Che cosa? Per il boccaio. Non abbiamo visto, appena siamo arrivati lì bisognava salire sulla destra, sulla capito. Sinistra, perché da qua non arrivi, qua arrivi solo all'orrido. E qui si arriva al Lazzaretto. Bisogna andare di là. Sì, ma facciamo una ripresina. Questo qua è il famoso Lazzaretto. Questo qua, Nando, è il Lazzaretto. E di lì si inizia la salita all'orrido. Che il Lazzaretto non ci mettevano i lazzaroni, hai capito? Ah. Oh Gio, ci vuoi lavare i piedi? Dai, ecco qua, siamo appena partiti, siamo appena sopra Foresto. Frazione di Bussoleno, per questo non lo trovavo. Dai. Andiamo su da sta bella mulattiera. Qui ci sono anche un po' di vie di arrampicata. Questa cappellina è quella che ci spiegava quel signore tornando dalla tenuta bene, sì, tornando al ritorno dall'orrido, dove ci sono quelle baite, ci aveva offerto grappe, grappine e grappette. Bello, ma io là sopra ci voglio andare prima o poi. Ho visto dove c'è l'imboccatura del sentiero. Guarda Davide, il rocciamelone, guarda là in fondo che forte. Bello. E a farlo da qui? No, è dura. Ma secondo me anche lì da... Come si chiama? La riposa? Sì, là, no? Sì. Si chiama La Riposa. Forse sì. Anche se secondo me c'è ancora tanta neve. Sì, sicuro. Sai che c'è da voi tre pazzi? Dove? Lì. Sì. Scivoli, Bel sentiero ripidino nei boschi. Guarda che spettacolo qua. La che roba.
Rubinet, Roccia Vré, belle montagne. Rocca Patanuda. E se Patanona meglio ancora. Davide, è il nostro posto, eh? Rocca Patanona. Fuma! A me tutto quello che inizia con pata. Ah, va bene! Mamma, che salita! Guardate che spettacolo! Il rocciamelone. Ma che roba! Straordinario! Bello, 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 bello per davvero! Ah! Dimmi un po', cosa c'è? Cosa è successo? Dopo tanta salita, una miserabile discesa. Incredibile! Mamma mia, non ci posso credere! No. Non ci credo. Guarda, guarda. Mamma. Guarda che canyon. Perché ci sono i canyon e i gation. Such me. Porca boia. $5.59. Ma che roba. Bella mazza. Non so, aspetta. No, hai sbagliato l'orologio pure. No. Solo le 11 qua. Sono le 11 qua, ma che hai sbagliato l'orologio lì, il masso. Ma che bello. Là? Davide, lo scendiamo in corda doppia però. La processionaria. Sì. La processionaria. Porca miseria. La scendiamo in corda doppia. Attacchiamo la corda là, al traliccio. Che viene giù quella. Noi stiamo andando giù e viene giù che lei, ben in pazienza. Ci attacchiamo là però. Sì. Nemu. Cosa fa? Piange il Davide. Piange il Davide. A volte, no, una volta piangeva il telefono, adesso piango io. Piange. Rocciamelone con il suo pennacchio di nuvole. Ma sì, con le nuvole. Ma perché? Sono stato io là sopra, eh. Sì, Potevamo vedere in macchina, ma ti rendi conto? Cioè, sì. Una lipera. Nera. Porco cane, ma c'era la strada. Potevamo venire con la strada. Cioè, non so se mi rendo bene conto di cosa sto dicendo, Davide, ma c'era la strada. Cacciarola. Chi ce l'ha fatto fare? Potevamo venire su con la macchina. Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando. Toh, processionaria, ma che forte. Vai a vedere il porto. Davide, hai piantato un chiodo, dagli un nome. Questa è punta, a punta pilone. Punta pilone. Punta Enel. Perché abbiamo battezzato una montagna, Adriano. Sì. Sì. L'abbiamo chiamata. L'abbiamo chiamata. Le mia il. L'abbiamo detto prima, non ricordo più. Che sopra c'è? C'è il gigante delle. Ha delle nuvole. Dopo te lo faccio dire. Il monte. Ci sono andato. Shaberton! Lo Shaberton, sì, è vero che sono forte. Sì, Shaberton, hai ragione. È un bel salto di qua. Guarda che strapiombo. Mica da ridere, dai, notevole. Dopo tanta salita, guardate che posticino. Mamma mia,
Adesso mi devo rimettere la camicia perché comincio a sentire freddino. Ma guardate che spettacolino di posticini ci sono qua. Chi, come dicono a Valenza, gli scappa la raua. Oh, gira anche. Oh. Guarda quante fontane. Qui l'acqua ce n'è a uffa. Bello, 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 bello. Letizia! Mamma mia, quanta strada a salire da là in fondo dove ci sono quelle case. Ci dovrebbe essere ancora un po'. Poi, dove che arriviamo? Alpeggio, mica so, Galmelio. Alpe, non mi ricordo. Ecco, ecco, è quella giusta, quella giusta, quella giusta. Forse lo... Guarda, guarda che c'è il cugino di Antonella. Che spettacolo, mamma mia che fatica, sono distrutto. Nemo, hai visto questo qua, l'orrido di foresto qui sotto, guarda che razza di salto che c'è da qui, guarda che roba, eh? Ci portavano le mucche fin qua sopra, mamma mia che roba, pur di avere un pezzo di prato. Guarda che roba, guarda che vuoto lì sotto. Pazzesco. Dai, l'Alpe era in fondo, ho visto delle baite di salita forte, non ce n'è più. Guarda che roba. Noi abbiamo la macchina in quel parcheggio là. Bene! Ebbene sì. Qui adesso dove faremo il resort, chiamato il resort alla brace. Il nostro arrivo in diretta. Sì, qui siamo arrivati alla Col della Vac come alta. Sì, che forte. Wow. E qui fanno un scemo, eh. Ma che roba. Fanno un scemo che ti burli giù. Mi gira un po' la testa. L'importante... e che non ti giri il corso. Sa, dai, mangiamo due fettine di brontosauro e via. Io brontosauro, voi cosa avete di buono? Cetacei. Davide, hai visto come casca la cascata? Sì, eh? Sì. Cavolo, che bel posto qua, eh? Qui sotto c'è poi praticamente l'orrido di foresto, c'è questo canyon che ha scavato la natura, io non andrei troppo vicino, però lì sotto adesso bisognerebbe scendere, io non è che ne abbia particolarmente voglia, perché poi mi tocca risalire. Dai, vediamo poi cosa fare. Guarda, questo qua è il torrente a Rocciamelone, questo. Questo è il torrente Rocciamelone, perché viene giù proprio direttamente da Rocciamelone questo. E... sì. Sì. Sì, sì. Sì. Ma questa qua si mette sul caschetto quando si va a fare le ferrate. Adesso quelle nuove si vede dietro anche quello che si riprende. No, fanno delle belle cose. Ce ne sono di tutti i prezzi. Vai Davide!
qui stiamo attraversando nel Wyoming, stiamo attraversando le rapide. Dov'è che siamo qua in Wyoming, che ci sono le rapide? Wyoming, vuoi che? Vuoi che? Sono dei fiorellini con dei colori che sono la fine del mondo. Là un po' di nubi sul roccio melone, o là che ho là il rifugio che si vede bene. Eccolo là. Dai, da ammazzarsi anche andare là sopra. Allora, a quanto pare siamo arrivati a questo alpeggio, che è carino. Adesso vado a leggere cosa dice la targa. La targa dice Catania B22 VVZ4. Grande Sevine, 1743. Il problema non è i 1743, che non è una gran quota, è che siamo partiti da meno 22. Fuma! Io mi piace, uno a caso. Il ristorante è chiuso. È chiuso il ristorante, mamma mia, ma si può. E dire che avevo telefonato. Mamma che roba. Guarda che bello là sopra. No, fin là non vado, basta. Ti perdi il massimo. Fin là no. No, no. No. No, 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 io mi sono. Guarda che vista di qua. Andiamo alla valle. Formidable. Ble. Adesso andiamo a fare un giro sott'acqua, Dai. Comincia a diventare tardino, là sono molto veloci, stanno raccogliendo gli spinaci selvatici, noi ci incamminiamo giù, ancora un'occhiata a questa meraviglia. Oggi abbiamo fatto una quota folle, è incredibile, non riesco più, dobbiamo fare ancora 10 minuti di salita, non so come farò, sono completamente alla frutta, dai, vediamo come va. A dopo. Una breve carrellata con la luce del pomeriggio, è tutto diverso. Mamma quanta strada abbiamo da fare, che stanchezza oggi. Vabbè, dai. Una breve ripresa con la luce del pomeriggio. Qui sotto c'è l'orrido di foresto, qui tutto, se ne fa solo un pezzettino, là sopra la roccia melone. Dai, spettacolo, mamma mia che zona selvaggia qui sotto. Animo. Allora, stiamo arrivando a Foresto, abbiamo sbagliato il sentiero di discesa, ma non è importante, assolutamente, sempre lì si arriva. Abbiamo le gambe leggermente stanche, per non dire demolite, e... amici, vi saluto. Alle prossime escursioni con questa vista di Foresto dall'alto. Se ci fosse la sagra del rosticino riprendiamo, ma non c'è, e allora beviamo una volta a casa. Dai, alle prossime, ciao ciao.